Siamo in compagnia di Nicola Falcetta, Flora Designer. Buongiorno Nicola, Buongiorno. l'angolo del pollice verde, guardate che meraviglia, che colori fantastici. Ci sono dei fiori noti naturalmente, vediamo dei tulipani, vediamo dei bellissimi ciclamini, queste foglie fantastiche. Di che parliamo stamattina, Nicola? Che ci fai vedere? Stamattina, allora, ci proponiamo ai nostri telespettatori con una composizione semplice da eseguire, di modo che tutte le nostre telespettatrici possano poi copiare, emulare quello che sono questi piccoli gesti che dovrebbero essere quotidiani, cioè quello di mettere dei fiori sulle nostre tavole. Il fiore è un elemento che porta gioia, porta interesse, porta armonia a tavola, oltre ovviamente al cibo. Quindi ci proponiamo in questo senso per poter mettere in maniera un attimino più particolare dei semplicissimi fiori. Oggi ci proviamo con i tulipani. Il tulipano è un fiore che non è ovviamente difficile da lavorare. E la nostra composizione di quest'oggi la creiamo con i nostri tulipani. Oh. Allora, prego, prego, Mary. Questo sì, io mi inserisco, tu Certo, lavori, intanto io io continuo a lavorare nel mi frattempo. inserisco ogni tanto così perché le domande sicuramente saranno tante. Ovviamente questo non è soltanto per addobbare una tavola, no? Supponiamo che ci piacciono i fiori e magari ci piace tenerli in casa, in qualsiasi posto della casa. Però organizzate in un determinato modo, che non siano preso, diciamo, e messo nel vaso il bouquet, anche perché generalmente le signore a casa ne hanno di vasi di tanti tipi, di tante forme, larghi, stretti, lunghi, corti. Quindi possiamo prendere Certo, spunto da quello che certo, adesso ci certo. farà vedere Infatti, Nicola. oggi stavo dicendo, oggi possiamo mettere in tavola diversi tipi di vasi. Ognuno di noi a casa ha tanti rimasugli di queste cose, tipo vasetti o vasi Esatto. di diverse forme. Ok, si possono utilizzare in questo modo. Ovviamente il vaso, è inutile dirlo, va pulito. Proprio perché si possa mettere sulle nostre tavole. Lo facciamo in questo modo con diversi movimenti di altezze. In questo caso ho preso quelli che più mi sembravano interessanti, ma possono essere anche dei vasi più bassi, più piccolini. Una volta che abbiamo riempito con dell'acqua i nostri vasetti, Sì. possiamo metterci e cominciare a lavorare la nostra composizione. Come? Voi avete visto, i tulipani sono solitamente messi in maniera dritta e semplice. Oggi invece li lavoriamo in modo che i tulipani abbiano una forma differente. Come? Ponendoli in maniera obliqua nel nostro vaso. È una forma semplicissima di composizione. La possono fare un po' tutti. La cosa importante è che tutti gli elementi che andiamo a mettere, in questo caso stiamo utilizzando i tulipani, però potrebbero essere tantissimi altri fiori, delle gerbere, delle rose, anche delle orchidee, volendo fare qualcosa di più importante, ma consiglio il fiore di stagione. In questo caso ci siamo, il tulipano è un fiore di stagione. La cosa che state vedendo è una composizione con dei tulipani poggiati semplicemente nel vaso. La cosa più importante è, state attente, di utilizzare sempre qualsiasi essenza voi inseriate in questo tipo di composizione, sempre nello stesso verso, come se soffiasse del vento da destra verso sinistra. Questa è una bella idea. È una roba molto molto semplice da eseguire, utilizzando Sono sempre tutti. questi fiori semplici. Dimmi, dimmi, Esatto. Mary. No, dicevo, sono. E comunque, insomma, fino ad ora abbiamo visto tutto materiale che può essere tranquillamente
reperito, no? Certo, sì, in questo periodo poi il tulipano è un fiore che si trova nei negozi di fiori, ma anche sulle qualsiasi bancarelle di un mercatino di fiori, per cui non sono cose difficili da reperire. Senti, riconoscere un tulipano fresco, basta guardarne la corolla, vederla chiusa per capire che è fresco. A volte a me è capitato di prenderli che poi non si aprono proprio, cioè non si aprono proprio, è vero. Si aprivano e altri no. Che significa questo? Beh, no, dipende da può dipendere da due cose. Allora, il tulipano è un fiore che si vede subito se è fresco o meno, perché il tulipano cresce di un centimetro al giorno, cioè la testa del tulipano cresce e ovviamente i petali altrettanto. Per cui quando il fiore del tulipano è abbastanza gonfio e la parte, diciamo, apicale ha una crescita che si vede più acerba, si deduce la freschezza o meno del fiore. Quando non si apre proprio, sono di frigorifero, ma si vede perché diventano più violacei e quindi non si vede il non verde tenero, non hanno il colore vivo, ma quello per le prime volte può essere difficile captarlo, però dopo un po' si riesce a capire immediatamente quando il fiore è fresco o meno. Ecco perché consiglio sempre: comprate anche pochi, ma comprate i fiori, in quanto sono un elemento, stavo dicendo prima, che porta gioia nelle nostre case. Vero. E utilizziamoli. Allora, ritorniamo alla nostra composizione. Noi abbiamo inserito diversi materiali, quelli che possono essere in questa composizione sono dei tulipani. Ho utilizzato dei verdi semplicissimi anch'essi, dell'eucaliptus. Ho utilizzato delle fogliettine di bergress e, come avete notato, ho dato sempre questa forma inclinata. Cambiando solamente la forma si riesce a dare un movimento più sinuoso, più elegante alle nostre composizioni. Potremmo continuare e aggiungere degli altri elementi, per esempio ci sono delle bacche di rose che in questo periodo vengono fuori a iosa per le nostre composizioni, e la bacca poi è un elemento che, oltre a decorare, dà anche un po' di colore. Sì, 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 e porta bene. Soprattutto porta bene, in questo periodo ci vuole. Che belle che sono. Ovviamente, come state notando, le bacche sono state anche loro sistemate sempre in questo verso orizzontale. Il tulipano, stavo dicendo, Timeri, il tulipano è una bulbosa come pianta. E i bulbi in questo bulbosa sono tutti quei fiori che vengono fuori dai bulbi, i bulbi, quei cipolloni che vediamo spesso nei negozi di fiori anche. Come tutte le bulbose, si possono ovviamente tenere per tutto il tempo che si vuole, per ogni anno. Non buttate il bulbo che avete comprato o che vi hanno regalato, cercate di custodirlo anche dopo la fioritura. Si tagliano i fiori, si recidono le foglie, cercate di conservarlo in un foglio di carta, in un foglio di giornale, dopodiché si tiene a dimora anche in un cassetto al buio. Nel prossimo anno, settembre-ottobre, nel cambio di stagione, si potrebbe anche pensare di prendere il proprio bulbo e di piantarlo in una vaschetta fuori dal nostro balcone, dalla nostra veranda, o addirittura posizionarlo in un vasetto tipo questi qua che sto lavorando questa mattina, con un dito di acqua sotto, poggiando il bulbo di modo che le radici che sono messe sotto al bulbo tocchino l'acqua, e vedrete che il vostro bulbo rifiorirà. Così è per il tulipano, così è per il ciclamino. Mary vi stava parlando prima dei nostri ciclamini. Il ciclamino è una pianta che, essendo bulbosa, si riproduce ogni anno, per cui quando vedete che sfioriscono i ciclamini e sfioriscono le foglie, non buttate la pianta, cercate di sfruttarla fino all'ultimo, quindi parlo di gennaio, febbraio. Dopo che il bulbo ha dato tutta la sua fioritura, si potrebbe pensare di tagliare tutta la zolla, far sì che rimanga il bulbo, conservarlo e l'anno prossimo riutilizzarlo. Senti, ma quindi il momento di piantare queste piante è questo?
Sì, diciamo che va, è un periodo un attimo più, più lungo, settembre-ottobre solitamente si dice, però quest'anno in Puglia abbiamo avuto un caldo incredibile. Bravo, quello che volevo chiederti, queste temperature che abbiamo avuto non credo purtroppo che abbiano agevolato. Certo, sì, le temperature stanno un po' traslando, per cui questa traslazione che abbiamo, almeno nelle nostre terre di Puglia, verso ottobre, addirittura novembre, perché sta cominciando in questi periodi qua il grande freddo, almeno si aspetta il grande freddo, per cui in questo periodo sarebbe ottimale piantare i nostri bulbi. Senti, queste piante, quindi questi bulbi, tulipani, ciclamini, possono essere tenute normalmente fuori dal balcone? Perché certo. non patiscono il freddo, credo di capire, no? No, no, assolutamente no, possono resistere anche alla neve, per cui la bulbosa è una... sono molto, ma molto resistenti alle temperature basse, non hanno bisogno di calore, diciamo, tra virgolette, tipo i soli di agosto. E non hanno bisogno nemmeno di tantissima acqua, se non nel periodo della fioritura. Per cui quando avete piante di bulbose sulle vostre verande, sui vostri giardini, cercate di non innaffiare in maniera abbondante, perché essendo fuori c'è già un'area piuttosto umida, per cui alle volte l'innaffiatura abbondante potrebbe portare alla marcescenza proprio del bulbo, specialmente quando non c'è drenaggio nel nostro vaso. Senti, la magnificenza di questi colori è incredibile, la semplicità con cui vedo crescere questa composizione, queste composizioni sì, che stai preparando, è veramente bella, belli. Grazie, colori, grazie. Belli. Senti, sai una cosa, Nicola? Tu che sei insomma un esperto, e io dicevo poco prima mentre andava la pubblicità, insomma Falcetta è un nome conosciutissimo. Grazie, non grazie. Soltanto in tutta la sesta provincia, questo lo possiamo dire tranquillamente. Wow. Dicevo a Nicola, a volte non ci si prende la briga di comprarsi dei fiori, anche se ci piacciono, perché poi uno pensa, poi devi metterli nel vaso, poi ti devi ricordare di cambiare l'acqua, poi l'acqua puzza, poi dopo devi tagliare la parte di sotto del gambo per far sì che mantenga. E allora magari invece di farsi un bel regalo, che può essere quello di andare in un fioraio e di comprare, anche non confezionandolo per potersi poi divertire tranquillamente a casa, una signora evita di farlo. Beh, invece... no, io allora, hai detto tantissime cose interessanti, tipo il fatto di quando si comprano i fiori. È vero, sì, bisogna dargli un pochettino di cura, però non sono delle cure difficili da fare, sono delle cure semplicissime. Sì, quando si ricevono, una cosa importante che non mi stancherò mai di dirla è... quando si ricevono i fiori, prima che si mettano in acqua, bisogna spuntarli. Questo perché? Allora, vi spiego semplicemente quello che succede al fiore. Quando il fiorista, ovviamente, dà il fiore al proprio cliente e il cliente lo dona dopo mezz'ora, un'ora, quello che è il tempo, che sia il tempo di arrivare a casa, questo gambo del nostro fiore si satura, cioè si cicatrizzandosi questo punto qui, fa sì che anche se il fiore è messo nell'acqua non assorbe da questi canali il nostro fiore. Quindi va fatto prima di metterlo. Sì, recidere prima di metterlo in acqua il fiore. Ma pensa tu. Alle volte lo si fa dopo un giorno, vero. Il che è sbagliato, in quanto è come se il fiore non bevesse acqua in questo modo per un giorno, quindi capite bene che il fiore potrebbe anche appassire. Allora si fa questo taglio, lo si consiglia in maniera verticale, in questo caso aumentiamo la superficie di assorbimento, così da aumentare l'acqua che può bere il nostro tulipano o il nostro fiore,
e il fiore ovviamente dura di più. Un'altra accortezza che potrebbe essere d'aiuto alle nostre signore a casa che ricevono sempre fiori dei propri mariti, forse, va bene, regalateli, va bene. Ovviamente quando si ricevono i fiori, piccole accortezze, nell'acqua pulita ovviamente, se si aggiunge giusto due gocce di candeggina, dai, è un piccolo trucco per non far puzzare quell'acqua che dicevi, odiosa, il che ovviamente ci dà la possibilità di, siccome il fiore secerne dei liquidi un attimino puzzolenti, ecco, diciamo così, quella candeggina ce li pulisce e ce li purifica, e l'acqua si potrebbe cambiare anche un po' più in là del tempo solito che si usa. Quindi due goccine... Sì, proprio due gocce di candeggina, ma c'è chi dice anche dell'aspirina, i principi attivi dell'aspirina possono anche togliere quel liquido melmoso che il fiore secerne passandoci con la sua maturazione, per cui potrebbe essere interessante anche l'aspirina, ma essendo più economica preferisco la candeggina. Senti Nicola, noi il nostro tempo lo abbiamo terminato per quest'angolo dedicato al pollice verde. Io onestamente non so cosa dovresti fare ancora, ma le composizioni sono già bellissime così. Allora lasciamoci così. Certo. La settimana prossima riproporremo lo stesso tavolo in modo tale che tu potrai portare a termine queste composizioni e magari continuare a darci questi, certo, piccoli consigli che io non ce l'ho il pollice verde, quindi devo dirvi la verità che per me ogni cosa che dice Nicola è una scoperta, non stupitevi se resto meravigliata, però mi piace sentire questi consigli semplici, piccoli, che in realtà aiutano moltissimo, quindi certo, rimaniamo certo, d'accordo, sì, così. Sì. Ti farò venire i pollici verdi, stai tranquilla su questo, tutte e due, ti aggiusterò in questo senso. Va bene, no, ti spiego, io ho avuto un gatto per 20 anni, wow, quindi tutta l'intenzione, la volontà, ogni volta che avevo delle piante o dei fiori, era accantonata perché il gatto sistematicamente era lì che girava, mordicchiava, e cioè, magari poi ci dai qualche suggerimento anche riguardo a questo. Bom. Ok? Va bene, perfetto. Va bene, sarà fatto. Allora io ti ringrazio, ti do appuntamento a giovedì prossimo, e a voi cari amiche io do il nuovo invece l'appuntamento a domani mattina, il programma continua, c'è la ricetta del giorno e buona giornata, ci vediamo domani noi.